Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Cosa faremo in questo video? In questo video faremo un gioco che potete fare tranquillamente in casa. Questo gioco lo potete fare da soli o sfidando qualche altro bambino o vostri genitori, chi volete. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della nostra palla e del nostro canestro. Il mio canestro è lì, non penso che lo vediate, ma fidatevi, è lì. E posiziono già la palla sotto il canestro. Abbiamo bisogno poi di due bottiglie d'acqua, un cuscino, un libro e un palloncino. Posizionate questi oggetti in modo da creare un percorso e poter poi saltarli senza toccarli. Cosa serve il palloncino? Il palloncino servirà a dettare il tempo che avete a disposizione per fare il percorso e per poter tirare a canestro. Dovete stare attenti perché il palloncino lo lancerete e non dovrà cadere a terra. Ok? Se il palloncino cadrà a terra, il vostro percorso si concluderà e non potete tirare a canestro. Se invece siete stati abbastanza rapidi, e dopo aver tirato a canestro, prendete il vostro palloncino senza farlo cadere, avete diritto di fare un altro giro, sempre lanciando il palloncino, saltando, tirando e andando a recuperare il palloncino. Vi faccio adesso vedere l'esempio. Palloncino, sono pronto? Sì. Ora sono pronto. Lancio il palloncino e bam! Tiro! Ah, mannaggia, palloncino caduto, non ci fa niente, riprovo. Mi rimetto davanti, lancio il palloncino e rifaccio il percorso. Mi raccomando, provate, riprovate, riprovate, eh.